Nel Vangelo di oggi abbiamo due elementi particolarmente pregnanti, particolarmente significativi da un punto di vista pedagogico. Il primo è l'inizio della missione pubblica di Gesù, l'inizio della sua predicazione, e subito emerge il messaggio essenziale: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo annuncio del regno, che è la prima forma che assume la predicazione di Gesù, è anche un voler far convergere gli occhi della mente delle persone a cui si rivolge su ciò che è essenziale. C'è un regno che si avvicina, qualcosa che si avvicina, c'è un atteggiamento che ti viene richiesto, cambia vita e credi a questo lieto annuncio, a questa buona notizia. Subito dopo avere espresso attraverso la narrazione dell'inizio della predicazione pubblica di Gesù il senso del suo messaggio, subito dopo si vede che davvero è un messaggio che cambia la vita, perché i primi discepoli che sono chiamati con un appello personale diretto immediatamente, subito lasciano le reti, la nave, la loro vita di prima, il padre Zebedeo, lasciano quello che stavano facendo e subito cambiano vita e scommettono tutto sulla chiamata di Gesù. Ecco che anche il maestro umano deve un po' imitare questo stile educativo di Gesù Maestro, non nel senso di portare i discepoli a seguire se stesso, ma riuscire ad annunciare attraverso la propria attività educativa, attraverso il proprio insegnamento, una parola trasformativa, una parola che ti porta a cambiare la vita, perché l'insegnamento che rimane sterile, che non dà frutti nella vita delle persone, non è un vero insegnamento, non è qualcosa che ha insegnato, cioè lasciato un segno dentro. La parola, se lascia un segno dentro, è una parola che trasforma le persone.